Partiti i cavalli del premio Pirelli 2014 con Dancer Cat, il numero 2 in giubba giallo-rossa, che si pone alla testa della corsa nei confronti del grigio Kalashan in giubba blu e gialla, quindi prende posto sui primi anche Salar Fircroft, il grigio in giubba scozzese, maniche gialle, poi a contatto dei primi si sistema Sol Invictus in giubba a scacchi bianco-rossi. Si vanno assestando le posizioni con Dancer Cat che scandisce l'andatura nei confronti di Kalashani. Dietro ai primi due c'è Sol Invictus con a ridosso Salar Fircroft, poi Thulemond, ancora l'altro cieco, Ticinus, scivola all'imbocco della diagonale, Dancer Cat, e cade e si estromette dalla corsa. Il numero due di Dancer Cat per una scivolone, cavalli sulla diagonale. A questo punto in testa alla corsa si ritrova Sol Invictus, il numero 7, nei confronti del grigio Salar Fircroft, il numero 6. Dietro a questi due c'è Mali Caprale, il numero 4, quindi a ridosso Ticinus, mentre Kalashani ha perso notevoli posizioni per l'impasse sulla diagonale. Cavalli che affrontano in senso contrario a quello abituale la curva di Marlengo per venire a presentarsi sotto le tribune. Sol Invictus in vantaggio nei confronti di Salar Fircroft, quindi Ticinus, quarto procede invece Thulemond davanti a Mali Capral, poi Aken e Kalashani, che si ritrova a questo punto a inseguire il gruppo sulla diagonale. Diagonale che i cavalli vanno a risalire con Sol Invictus che mantiene la sua posizione nei confronti di Salar Fircroft, quindi l'ospite Ticinus segue a ridosso i primi due, quarto è Thulemond, quinto Mali Capral, sesto è Aken, leggermente staccato Kalashani. Cavalli che vengono in questo istante a fare il completamento delle diagonali, affrontano adesso il passaggio davanti alle tribune. Sol Invictus conduce nei confronti di Salar Fircroft, dietro i due c'è Ticinus, quarto è Thulemond, poi Mali Capral, Aken e Kalashani che si accoda al gruppo. Questo è l'ordine dei cavalli per il passaggio sotto la tribuna, cavalli che vengono a affrontare adesso il salto della siepe. Sol Invictus in vantaggio all'attacco della curva di Marlengo, adesso subisce una pressione di una certa intensità da parte di Salar Fircroft, mentre è caduto l'interprete di Kalashani in coda al gruppo, è caduto anche il Kalashani, il grigio, il numero 3, completamento della curva di Marlengo, retto opposto alle tribune, Sol Invictus in vantaggio nei confronti di Salar Fircroft, che ha la sella del leader, dietro i due c'è Ticinus, quarto è Thulemond, quinto Mali Capral, poi ancora Aken. Cavalli che si approssimano alla siepe di metà retto opposta, Sol Invictus prova a rintuzzare l'attacco di Salar Fircroft, quindi Thulemond, Ticinus e Mali Capral, poi ancora Aken, ultimo tratto della retta opposta. Cavalli che imboccano la curva finale con Sol Invictus che prova adesso ad accelerare nei confronti di Salar Fircroft e Thulemond, questi primi tre. In quarta posizione c'è Mali Capral, cavalli sulla curva finale, siepe di metà curva. Sol Invictus accelera su Salar Fircroft, i due nell'ordine, l'ultimo tratto della curva, inseguiti da Thulemond e Mali Capral, ultimo tratto della piegata, i cavalli che entrano in dirittura, Sol Invictus prova a gestire la posizione su Salar Fircroft che si ripresenta di fuori, ultima finale, Sol Invictus su Salar Fircroft, poi Thulemond e Mali Capral, questi a lottare a 150 del palo con Sol Invictus che ha ancora vantaggio da gestire su Thulemond che finisce bene alla distanza. Sol Invictus controlla tutto e tutti, vince Sol Invictus il Pirelli davanti a Thulemond, terzo è Salar Fircroft, poi Mali Capral, Aken e ancora Ticinus. Raddoppia subito la scuderia Magog e Paolo Favro insieme a Raffaele Romano, questa volta sul traguardo del Pirelli, Sol Invictus sulla sua